Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare un esperimento e dato che avevo fatto il tagliando tempo fa, avevo raccolto l'olio, adesso questo ormai è un po' vecchiotta, avevo raccolto l'olio da sotto l'auto con la vaschetta per l'olio, l'avevo raccolto e l'avevo tenuto da parte, invece di smaltirlo come si dovrebbe, l'ho tenuto da parte perché volevo fare un esperimento. Dato che secondo me è importante capire qual è lo stato del nostro motore, e che noi facciamo il flush o meno dell'olio motore come faccio nei miei video spesso quando faccio il tagliando, cioè la pulizia di tutta la parte interna del motore quando si cambia l'olio, almeno ogni due cambi d'olio. Voglio vedere qual è lo stato del motore. E contate che questa cosa qui la potreste vedere meglio quando smontate la coppa dell'olio. A volte all'interno della coppa dell'olio addirittura c'è un magnete che dovrebbe raccogliere tutti i pezzi di metallo che girano all'interno del motore quando il motore viene sollecitato, insomma. E a volte non c'è, nella mia non c'è ad esempio, quando ho smontato la coppa dell'olio non ho trovato dei magneti, si possono aggiungere chiaramente, si può mettere un paio di magneti sul fondo, così poi a ogni cambio dell'olio possiamo andare a vedere se c'è qualche problema a livello di usura del motore. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Per prima cosa ci serve? Chiaramente l'olio esausto, un'altra bottiglia che ho tagliato a metà. E l'ho tagliata, questa è una bottiglia che si stringe nel mezzo, che mi fa gioco perché mi serviva una parte più stretta. E come filtro, diciamo, potete usare i filtri a caffè, oppure a me è venuto in mente che dato che siamo nel periodo delle zone rosse, eccetera, eccetera, ho preso una mascherina. Questa mascherina la possiamo mettere in questo modo a fare un po' di filtro. L'importante è che ci sia un po' di fondo, cioè che sia una conca. E poi questa la potete allacciare anche così, in maniera molto semplice. Esatto, e fa questa cosa qua. Se vedete che adesso poi lo facciamo insieme, se vediamo che non filtra, cioè che rimane tutto qui, perché magari filtra troppo lentamente, allora possiamo togliere la prima retina di filtro e far filtrare direttamente alla parte esterna della mascherina. Però adesso proviamo. Ecco, ad esempio, questa cosa qui non la deve fare. Ok, ho sostituito il filtro fatto con la mascherina intera con un solo strato della mascherina. Quindi ho preso una mascherina, ho tagliato lo strato 1 singolo e ho creato questo filtro qui. E vediamo se adesso filtra un pochino, almeno più velocemente, perché non mi interessa proprio filtrare e quindi depurare l'olio. Mi interessa capire le parti, quelle più fine, di che materiale sono, se sono ferrose o meno e se ci sono. Quindi riproviamo. Ah, adesso va più veloce. Se mettete l'olio e l'olio arriva circa a metà del filtro, comincia a rallentare perché chiaramente la spinta del liquido è inferiore, quindi quando arrivate a un certo punto che comincia a sgocciolare più lentamente, allora rimboccate in maniera che comunque l'olio si autospinga praticamente col suo peso. Ok, una volta che abbiamo finito di scolare una parte del nostro olio, possiamo che non farlo con tutto, prendiamo una parte a campione e vediamo com'è. E possiamo andare a vedere che cosa succede e che cosa è rimasto all'interno del nostro filtro. E vediamo se all'interno ci sono dei residui. Anche al tatto. Allora, se andate col dito, potreste già sentire qualcosa. Effettivamente, allora, un filtro del genere che praticamente non c'ha niente. Effettivamente il mio non ha nessun tipo di residuo. C'è qualcosina di leggerissimo, ma niente di preoccupante. E se siete in dubbio, la stessa operazione di filtraggio la potete fare con un magnete. Prendete un magnete e la passate sull'olio, cercando di andare a prendere le parti metalliche.
Questa cosa la potreste fare direttamente nella vaschetta, magari se avete un magnete anche più grosso, tipo questo. Questo è un magnete un pochettino più grosso, lo passate dentro la vasca, fate così. Cioè, più è potente, meglio è, perché chiaramente, cioè, deve essere piuttosto potente, perché già è dentro l'olio, quindi deve prendere le cose da un liquido. Nel mio caso, non ci sono grossi problemi. Guardate. Cioè, proprio quasi niente. Una cosa importante quindi è che filtrandolo io non riscontri del materiale grossolano all'interno del filtro, o comunque sul mio magnete non trovi dei pezzi, soprattutto quelli considerevoli, perché vuol dire che noi stiamo rompendo proprio qualcosa. Adesso vi faccio vedere un'immagine del materiale ferroso in questo stato qui perché vuol dire che comunque c'è un consumo e un deterioramento importante delle parti che compongono il motore all'interno. Quindi, dato che parliamo oltretutto di un'auto che ha la catena di distribuzione, che quindi è a bagno nell'olio, chiaramente vuol dire che tutto il reparto, catena, eccetera, sta creando degli attriti e quindi un'usura del motore considerevole nel tempo. Considerate che io sono uno che parla di automobili che devono durare molto nel tempo, cioè sopra i 10, 15, 20 anni. Io non sono uno che cambia l'auto ogni 3-4 anni e mi piace pensare che l'auto possa, anche se ha benzina, GPL, eccetera, possa anche percorrere 500.000 km. Basta che si facciano i tagliandi regolari, si dia un'occhiata agli iniettori, si possa fare, diciamo, una manutenzione ordinaria e anche straordinaria, costante, in maniera da tenere il motore sempre in buono stato. E uno dei campanelli d'allarme, chiaramente, è lo stato dell'olio. Quindi, in conclusione, quello che cerco di spiegarvi è che è un po' come fare l'analisi del sangue. E il sangue all'interno del motore è l'olio. E guardando un po' lo stato in cui è l'olio, riusciamo a capire la salute del motore. L'olio che risulta scuro, chiaramente è una cosa che dipende anche dall'olio, quindi dalla capacità dell'olio di sopportare le alte temperature, eccetera. Questo olio qui è il Castrol 5W30 che si scurisce velocemente in realtà. Quindi in sostanza il consiglio che mi sento di darvi è di ogni due cambi di olio fate il flush, mi raccomando, così pulite abbastanza bene un po' tutto il motore. Flash chiaramente ve lo lascio in descrizione, quello che utilizzo io spesso e con cui mi sono trovato molto bene. Mi raccomando, date un'occhiata all'olio, almeno quando lo mettete dentro la vostra tanica, comunque dove raccogliete l'olio, prendete un magnete bello forte, bello potente, e lo passate all'interno piano piano. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Spero di essere stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!